Salve a tutti, benvenuti al quarto video dove parleremo del terzo step su come reclutare con Facebook. Terzo step parla di Messenger. Infatti, noi non faremo mai la vendita dei prodotti e delle opportunità su Facebook, non andremo mai a mettere dei link su Facebook perché tutte le trattative verranno fatte su Messenger in privato. Allora, il primo punto è non fare. Non fare cosa? Non fare mettere messaggi a freddo dove si mandano appunto subito dei link per chiedere alle persone di iscriversi o proporre subito la propria attività. Ricordate che le persone non comprano dagli estranei, quindi se voi avete intenzione di mandare dei messaggi a persone con cui siete appena entrati in contatto o con cui addirittura non siete neanche in amicizia, non lo fate perché verrete segnalati come spam. Non solo correte il rischio di essere segnalati dalle persone che state importunando su Facebook e col rischio appunto che Facebook possa bloccare il vostro account. Quindi assolutamente non mandare messaggi con link, a meno che non vi sia stato espressamente richiesto dall'altra persona. Quindi non mandare mai messaggi con link, non fare mai risposte, non mettere mai messaggi a freddo dove fate delle proposte di associarvi al vostro network o di lavorare con voi o comunque di andare a guardare una possibile opportunità. Non lo fate mai a freddo perché le persone non comprano dagli sconosciuti, voi non comprerete nulla dagli sconosciuti, dovete sempre mettervi nei panni dell'altra persona e correte il rischio che veniate segnalati dalle persone come spammatori, diciamo, e quindi Facebook potrebbe anche bloccarvi l'account. Quindi non lo fate. La seconda cosa che non bisogna fare è un copia e incolla di messaggi. I messaggi vanno sempre personalizzati in funzione dell'interlocutore che vi trovate di fronte. Quindi non preparate dei messaggi preformati e fare un semplice copia e incolla perché le altre persone, diciamo, le persone con cui andate a parlare, non sono stupide, quindi se ne accorgono se voi vi state comportando come se foste un robot e non come una persona umana. Non lo fate perché correte il rischio che i vostri messaggi cadano a vuoto e ricordate che se la gente non risponde, Facebook riduce la vostra reach perché pensa che la gente non vuole interagire con voi, non vuole interagire con i vostri contenuti. Finite per diventare dei fantasmi di Facebook, ok? Non lo fate. Poi, la terza cosa che non bisogna fare è andare dritto alla vendita, anche se una persona con cui magari avete scambiato dei commenti in precedenza su Facebook, non mettete subito messaggi dove volete vendere, sparate dritto, diciamo, tesi alla vendita. Perché? Perché ricordate che prima di sposarsi bisogna avere, le persone, avere un periodo di fidanzamento. Prima di sposarsi, lo ripeto, dovete avere un periodo di fidanzamento, dovete prima instaurare un rapporto, dovete prima instaurare una relazione e dopo, solo alla fine, potete andare a fare la vostra proposta del prodotto e dell'attività. Una quarta cosa che non bisogna fare è ancora provare a vendere in chat su Messenger. No, voi dovete portare le persone a fare un video su Skype o una video su Zoom o comunque fare una video dove cercherete di coinvolgere anche il vostro sponsor o comunque la vostra upline per poter chiudere la persona. Ok? La chiusura va fatta sempre faccia a faccia, vis-à-vis.
Non fate tutto con Messenger perché i risultati sono scarsi. Altra cosa da non fare su Messenger è mandare molti messaggi audio, perché molti messaggi audio sono fastidiosi. Va bene un messaggio audio, due messaggi audio, ok. Se cominciano a diventare troppi i messaggi audio, sono fastidiosi e le persone perdono anche la traccia delle cose che sono state dette. Perché le persone riescono facilmente a vedere lo storico dei messaggi, a leggere i contenuti, ma difficilmente poi si metteranno a risentire un'altra volta tutti i messaggi audio. L'immagine, o meglio, l'immagine delle parole scritte è molto più efficiente rispetto al messaggio audio. Che cosa fare invece? Vediamo se riesco ad andare avanti, perfetto. Per prima cosa, sii un essere umano. Fai capire che tu sei un essere umano, non un robot. Un essere umano che deve trasformare gli estranei in amici e gli amici in familiari. Trasformare gli estranei in amici e gli amici in familiari. Dovete guadagnare la fiducia delle persone con cui state interloquendo, perché le persone, come dicevo prima, non comprano dagli sconosciuti, non comprano dai primi venuti, non comprano dalle persone di cui non si fidano, ma comprano da persone di cui hanno fiducia. Persone in cui loro credono, persone che considerano per certi versi disinteressate, ma interessate effettivamente al fatto che loro possano crescere, sia in termini di salute, nel nostro caso, visto che abbiamo dei prodotti che riguardano la salute, sia in termini economici. Bene? Appena la persona si accorge che si sente spinta verso un acquisto, la persona scappa. Voi mettetevi sempre nei panni dell'altra persona. Provate a immaginare quando entrate in un negozio, vi cominciano ad assaltare i commessi perché vi vogliono vendere le cose. Voi scappate, voi cominciate a dire no, grazie, guardo solo e cercate di scansarvi il più possibile. Non fate questo effetto. Che questo effetto è quello che provocate nelle persone se siete troppo insistenti, se andate dritti alla vendita. Le persone se ne accorgono e scappano. Trovate i punti deboli della persona con cui state parlando. I punti deboli, i punti cosiddetti di pena, dove voi potete offrire una soluzione per alleviarli. Trovare i punti deboli di una persona in modo che voi con i vostri prodotti o con l'opportunità lavorativa riuscite a dargli una soluzione, riuscite a risolvergli un problema. Per capire quali sono i punti deboli, utilizzate il sistema FORM o FORD o LORD o FROG. Questi sono acronimi che più o meno dicono la stessa cosa. Form sta per Family, Occupation, Recreation and Money, soldi. Ford invece sta per Family, Occupation, Recreation and Dreams, i sogni. Lord sta per Location, Occupation, Recreation and Dream. Questo lo potete usare se la persona è un ragazzo, non ha famiglia. Quindi parlate della location, dove vogliono andare a vivere, dove gli piacerebbe stare. Frog sta per Family, Recreation, Occupation e Goals, quindi gli obiettivi che la persona si propone, si prefigge di raggiungere, si propone di ottenere. I sogni, gli obiettivi, quanti soldi vuole guadagnare, dove vuole vivere, qual è il tipo di lavoro che sta facendo e che gli piacerebbe fare, che cosa ama fare quando nel tempo libero. Che hobby ha? Insomma, le persone
con cui interloquite, dovete instaurare una conversazione con queste persone perché dovete trasformare gli estranei in amici e gli amici in parenti. E utilizzando questi acronimi avrete sempre a disposizione un argomento per intavolare una discussione. Ok? Fate domande per incuriosire. Questo lo vediamo fra poco. Queste domande devono servire proprio per poter poi riuscire a fissare un appuntamento. L'appuntamento che, se abitate vicini, potete anche farlo offline, altrimenti lo potete fare tranquillamente online, come dicevo prima, o su Skype o su Zoom. Quali potrebbero essere queste domande per incuriosire? Vediamone alcune. Le domande per incuriosire potrebbero essere queste, ad esempio: ciao, giusto per curiosità, saresti aperto a, e qui sbizzarritevi, a guadagnare un po' di soldi extra, 300, 400, 500 euro al mese in più facendo un'attività part-time, ma che non ti porta via troppo tempo e quindi non ti impedisce di fare quello che stai facendo adesso? Oppure saresti aperto a venire a sentire un webinar dove si parla di salute? Oppure saresti aperto a venire a vedere una presentazione dove abbiamo scoperto, dove è stato scoperto un nuovo sistema per dimagrire? Inventatevi quello che volete, insomma. Oppure un altro tipo di domanda è: ciao, ti stavo pensando in questo periodo. Questa è una frase molto bella, a mio avviso, perché le persone piace essere considerate. Quindi, quando voi dite ciao, ti stavo pensando in questo periodo, le persone cominciano a dire: ah, mi stavo pensando, ma perché mi stavo pensando? E comunque vengono colpiti sul lato della vanità. E poi potete continuare con: ti stavo pensando in questo periodo perché so che tu c'hai questo problema e forse io ho trovato una possibile soluzione. Chiaramente dovete aver utilizzato già il sistema del form per poter aver trovato il problema a cui voi proponete la vostra soluzione. Un altro tipo di domanda è questa. Questa è molto forte, a mio avviso. Cioè, ciao, tu fai soldi con FB, con Facebook? Questa domanda è molto forte perché? Perché le persone non sanno che con Facebook si possono fare soldi. E quindi la prima cosa che gli viene in mente quando tu gli fai questa domanda è: ma perché è possibile fare soldi? Sono subito incuriositi e subito ti chiederanno informazioni a riguardo, che tu gli potrai dire: guarda, io ho trovato un sistema con cui riesco a fare soldi utilizzando i social. E poi gli inviti a questo punto a fare la famosa conversazione a tre con la tua upline o con il tuo sponsor su Skype e su Zoom per spiegargli di che si tratta e che cosa consiste questo sistema. Oppure un'altra domanda è: ciao, sai cosa sono i redditi passivi? La stragrande maggioranza delle persone non lo sa. Quando tu fai questa domanda, che cosa succede? Ve lo faccio vedere. Vediamo se riesco a uscire da qui. Che cosa succede? Che la persona andrà su Google e scriverà redditi passivi. Troverà quindi una serie di siti dove comincerà a capire di che cosa si tratta con reddito passivo. E questi siti, oltre a dargli un'idea di che cosa sia il reddito passivo, gli faranno capire che, diciamo, il reddito passivo è associato alla libertà finanziaria. Ora, tutti vogliono essere finanziariamente liberi, quindi la risposta che vi potrà dare sarà o no, non so cosa sono i redditi passivi, oppure vi dirà: ah, ma forse c'entra con la libertà finanziaria, ma tu perché mi hai fatto questa domanda? A che tu gli farai, come al solito, la proposta di un incontro. Ok? Ma questi sono degli esempi. Cercate di trovare voi anche dei metodi per suscitare la curiosità nelle persone con cui interloquite.
Quindi, ricapitolando, vi ricordo che le persone vanno coinvolte su Facebook, ma poi tramite Messenger va instaurato un rapporto. Le persone vanno coinvolte, le persone vanno curate. Le persone non sono soprammobili, non sono oggetti che si mettono sui tavolini. Le persone, soprattutto se voi volete che queste persone lavorino con voi, devono essere delle persone che voi avete a cuore, perché ricordate che siete voi ad avere in mano una reale soluzione e un reale sistema, sia per far star meglio la persona utilizzando i prodotti, sia per farla arricchire utilizzando il business. Quindi siete voi che state facendo un favore al vostro interlocutore, però al vostro interlocutore non dovete forzare la mano, non dovete forzarlo ad acquistare, perché nessuno piace, diciamo, acquistare, o meglio essere forzati ad acquistare, perché in realtà a tutti piace comprare. Infatti cosa fanno le persone nel tempo libero? Vanno in giro a negozi. Vanno in giro per negozi e perché a tutti piace acquistare. E con questo chiudo la mia serie di video su come reclutare con Facebook in 3 passi.